front of my eyes. Then I'm the macho like Randy. The club will go out to the granny. The nigga pull up your banner. The killers understand. Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi sono su Rules of Survival, ragazzi, perché a parte perché è un gioco troppo bello per Android, ma già lo conoscete, non sto qua neanche a spiegarvelo. No ragazzi, oggi volevo parlare con voi dell'aggiornamento del 21 dicembre di ROS, Rules of Survival, viene abbreviato con il nome ROS, che è appunto uscito qualche giorno fa, che purtroppo non è stato tradotto in italiano, ma ci ho pensato io e ho estrapolato, diciamo, tutte le novità che è meglio che si sappiano per poter avere un gameplay migliore. Beh ragazzi, la prima cosa importantissima è l'evento che è iniziato il 14 dicembre e terminerà il 26 dicembre, è un evento ovviamente a tema natalizio e praticamente dobbiamo registrare un video di gioco dove ci sia dentro un momento epico o altrimenti qualcosa di divertente, può essere un bug, può essere qualsiasi cosa. L'altro giorno giocavo in team in live con dei ragazzi, c'aveva uno che si muoveva a salmone, si muoveva. Registriamo questo video ragazzi e mandiamo all'indirizzo mail che vi faccio vedere sopra qua ragazzi, channelross@neatease.net. ragazzi, ci sono dei premi in palio. I primi 100 video ragazzi che vengono selezionati verranno ricompensati, ovviamente gli autori, con 2000 gold, e non sono pochi perché ci permettono di aprire i box speciali, soprattutto box speciali natalizi, che costano 3000 di gold invece che 1000 come quelli che siamo abituati ad aprire e che possono contenere dentro un sacco di figate natalizie. C'è tutto il completo da Babbo Natale, completo anche di barba e vasette ragazzi. Mentre invece quelli del team di sviluppo di questo gioco, se selezioneranno il vostro video o una parte del vostro video da inserire nelle highlights, nei momenti più belli, riceverete invece 6000 di gold. Molto interessante. Andiamo invece ragazzi dentro proprio nel cuore degli update che sono stati fatti il 21 dicembre in Rules of Survival, che possono riguardare il gameplay, le modifiche grafiche e soprattutto il fix di un sacco di bug che erano fastidiosi. Parliamo subito ragazzi delle nuove missioni di Natale. Ci sono una serie di missioni speciali a tema natalizio che devono essere completate, che possono essere completate per ricevere dei bonus esclusivi unici e per un periodo di tempo limitato. Abbiamo parlato poco fa della scatola natalizia che durerà ancora per una decina di giorni, quindi andate a vedere ragazzi nel menu di gioco e incontrerete tutte le cose da poter fare per poter sbloccare sia i ticket natalizi sia i vestiti unici. Non riesco a parlare, c'è talmente freddo che anche la lingua c'ho fredda, sia i box natalizi. Ci sono appunto queste nuove missioni che vi abbiamo detto, c'è anche uno sconto extra invece ragazzi nello shop per quanto riguarda i diamanti. Praticamente, per chi non lo sapesse, sono le stessa cosa delle gemme di Clash Royale, solo che qua si chiamano diamanti e servono per comprare appunto roba esclusiva. Stiamo sempre parlando ragazzi di oggetti che non vanno a modificare la potenza del nostro personaggio, cioè, ed è una cosa che mi piace tantissimo in tutti questi survival game che stanno oramai spuntando fuori come funghi ragazzi, cioè noi compriamo degli oggetti estetici che possono essere dei vestiti, che possono essere dei completi oppure un taglio di capelli o una barba, ma non di certo possiamo acquistare armi più forti degli altri, quindi quando siamo poi in mappa è solo ed esclusivamente merito nostro se riusciamo ad andare avanti oppure no dei sopravvissuti. Quindi
offerte speciali anche nello shop. Parliamo invece, ragazzi, del gameplay, che è quello che ci interessa un po' di più. La parte fondamentale riguarda anche l'aspetto grafico, ragazzi. Da adesso, con questo update del 21 dicembre, si possono vedere quanti giocatori sono ancora rimasti sull'aeroplano, quello classico che vediamo arrivare e portarci in mezzo all'isola. Quindi a sinistra c'è il numero di giocatori ancora su, e secondo me è una cosa che devono aggiungere anche in Fortnite e in Battleground. Hanno migliorato completamente la velocità di caricamento del matchmaking, ragazzi. Vi ricordo che giochiamo in server da 120 giocatori, quindi veramente veramente molto interessante, e tanta tanta adrenalina. Hanno corretto alcuni bug relativi ad alcuni mirini che praticamente davano degli errori quando li si usava e si andava appunto a mirare. Magari non era giusto lo zoom, magari è provato a succedere che se si è dietro a un muretto, prima miravamo, cioè senza mirare riuscivamo a vedere oltre, mirando lui non si sposta ma ci fa vedere davanti il muro, quindi mirino completamente inutile se siamo accovacciati. Hanno migliorato, qua dicono, io sinceramente non l'ho ancora vista, ragazzi, scrivetemi qua sotto se voi invece l'avete vista. Hanno migliorato la visibilità nella modalità notturna, soprattutto quando si scende dal paracadute, quindi molto interessante anche questo. E parlando sempre di paracadute, hanno migliorato la sensibilità dei movimenti di discesa, appunto di controllo del nostro paracadute. Abbiamo invece anche delle modifiche audio. Adesso, ragazzi, quando lanceremo una granata o quando una granata verrà lanciata verso di noi, non appena la granata toccherà il suolo, sentiremo un beep. Non ho ancora avuto modo di sentirlo, però credo sia appunto una cosa per poterci avvisare appunto di una granata. Hanno aggiunto dei nuovi suoni classici al menu principale, quindi l'hanno un pochettino più sfrizzantinato. Oh, adesso possiamo usare la chat, ragazzi, per trovare altri giocatori che non sono necessariamente nostri amici e che sono dentro nella nostra sessione di gioco. Possiamo invitarli ovviamente per giocare anche in team. Ultima nota, ragazzi, hanno sistemato alcuni bug relativi alle armi, quindi praticamente c'era anche lì un problema sia nel caricamento delle armi, a volte bisognava cliccare più di una volta per fare il reload, e invece c'era anche un problema per gli oggetti che possiamo inserire nelle armi, tipo il caricatore esteso, il silenziatore, il mirino, che anche se erano fatti per l'arma che avevamo non venivano attaccati. Beh, ragazzi, questo è davvero tutto per quanto riguarda l'update del 21 dicembre. Ve lo ricordo sempre, ragazzi, se vi piace che porto Rules of Survival, scrivetemelo qua sotto, lasciate uno sbrego di like, è l'unico modo che potete fare per farmi continuare a portare avanti questa serie. E mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al Natale al canale. Noi ci vediamo presto! Ciao!